Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura su Final Fantasy VII Remake Integrate e vediamo di riprendere dal parchetto dove dobbiamo tornare verso il settore 7. Intanto vi lascio come al solito alla nostra intro e alle musiche del Final Fantasy VII originale. A buona visione, a fra pochissimo.
Rieccoci. Allora, intanto approfittiamo e rigeneriamo le nostre energie. Abbiamo anche una musichetta da prendere. Torna quanto ci hai messo. Ecco qua il grammofono. Never know what you're gonna run into out there. Best be prepared. Hai ragione, ed è proprio per quello che comprerò una musica e basta. E anzi, venderò delle pozioni che ne abbiamo 93, quindi magari ne vendiamo 23, non c'è modo di... Ah sì, ecco, perfetto. Benissimo. Careful out there. I really hope that all my friends are okay. Ah, questa è quella Sure dei they are. gattoni. Don't worry. Qui non c'è niente, eh? Niente di niente. This Ok, is direi bad. che... Ah, parliamo con te prima. I can't afford to lose any more lives. Not now. Ah, basta, ok, va bene. Allora, andiamo qua sotto. Con te non abbiamo That ancora your son? parlato. Yeah. Left a few things behind. I see. I know it's not much, but it's all I got. Vediamo un po'. Beh, questa non è male. Colpisce con numerosi proiettili e consumando tutte le cariche ATB. Non è male. Tanto la prendiamo, giusto? Aspetta, scorta una. Sì, giusto, inventario 0, quindi la compriamo, perfetto. E poi, bello questo, con 4 slot addirittura. Sì, infatti, potremmo prenderle anche solo per le materie. Poi c'è questi che sono forti, guarda quanta difesa. Però prenderò... Queste ne prendiamo due per metterci tutte le materie. This is all I was able to recover. Ma Gotta basta, basta. keep fighting. Ok, quindi andiamo a equipaggiare. Direi Cloud. Alla tutela piastra gliela teniamo. Banda di ferro che è abbastanza vecchiotta. Ci andiamo a mettere il nostro bracciale nuovo che è questo qua stregato. Ok. Che è più scarsa addirittura, ma va benissimo. Allora, 5% resistenza. No. No. Questo ce l'ha. Chi ce l'ha? Tifa, ok. Ah, ce n'è un altro. Va bene, dai, riduciamo comunque i danni e andiamo a mettere delle materie. Noi abbiamo energetica, galvanica e rianimante. Propizia vitale, ok. Li andiamo a mettere questo, che almeno così prende si prende punti esperienza. Poi andiamo a vedere cosa ci abbiamo di interessante. Questo lancio automatico sul bersaglio colpito dal leader. Ok, quindi lancia direttamente una magia, però non mi piace. Bersaglio colpito al leader, ok. Senza consumare però ATB e PM. Aspetta, allora facciamola un po'. Galvanica e ci andiamo a mettere anche questo. Sincromagica. Ok, e quindi ci mettiamo qua un'energetica. Vediamo come funziona. E direi vediamo, ah, no, ne andiamo a mettere una di queste qua, tipo un'arcana. Riduzione minima di danni parati, no. Provocazione nemmeno. Dovremmo fare visione rapida, quindi mettiamo la visione rapida. Come abilità limite, ah, come limite, ok. E limitiamo non il fucile d'assalto, ma l'obice. Che però ha meno, quindi prima sviluppiamo bene il fucile d'assalto, fa recuperare PV a un alleato, ok, ci mettiamo poco. Infligge il colpo letale a un nemico, ok. Poi Tifa invece, che è quella che non abbiamo mai capito, via barra di titanio e anche qua ci andiamo a mettere quella da 4. Questa. Qui abbiamo energetica, glaciale, estensiva.
che ci va messa una materia associata, quindi non serve a niente, e vitale, galvanica protettiva. E poi aggiungiamo aerea che può sempre servire, e qua direi di metterci, ah, che scemo. Allora, ti fa Cloud Barret, hanno tutte e tre la vitale. Perché me ne dà due su Tifa? È un arcano oppure una propizia addirittura. Diamoci una propizia, va. Ok. Va bene. Benissimo, quindi proseguiamo e scendiamo. Procedi verso il passaggio, sì. Pi. Dovremmo poi vendere quelle che non ci servono più, eh? Ah, espansione è vero delle armi e dobbiamo farlo. Ah, pensavo fosse abbandonato, invece è utilizzato. Let's see what's on the other side. Allora, andiamo a mettere quindi espansione armi, solo Erif, questi niente, eh? No. Lobby c'è di brutto, ma lo faremo poi. Ok, quindi andiamo avanti. Finally, I could use some fresh air. Damn it! I still can't believe this happened. Cosa succede ancora? Ah no, sì, l'hanno usato ovviamente perché li abbiamo visti fuggire da qua. Iniziamo già ad avere un bel po' di vita, 4.000 di vita inizia a essere una cifretta. Ah, ok, così va leggermente più veloce. Ovviamente ti salto. Eh no, niente. Peccato, era un posto buono per un forziere. Lo dicono a te, te lo dicono. Potresti usare tutte e due le mani, Barrett, eh? To the bar yet? No. Maybe you should go take a look. Okay. First the bar, then the rest. Careful. The roads are a mess. Watch your step or you'll wind up in a hole. Hello! Anybody out there? If you can hear me, say something! Anybody out there? I take it that little Marlene safe and sound. Come fai a dirlo? We're here to help! Passiamo di qua, va? Un po' strettino. Vediamo qui. Can you hear me?
Però si vede il cielo almeno. Se proprio vogliamo vedere un lato positivo. Qui? Seven Heaven, eccolo. Tifa. That's Wedge's cat. What? Let's follow it. Dai, diamogli una mano. One, two, three. Ok. Seguiamo sto gattino. Ciao Micione. Is this all that's left of Wedge's place? Qui è? E beh, ti seguiamo. Hey! We're coming down! Stay right where you are! This place reeks of Shinra. In effetti. Ciao Barrett. Da solo? Un bel volo. Due generatori che ci servono proprio per Zone Void. Ok, quindi utilizziamo lui, eh. Quando compare il mirino significa che in vicinanza c'è un ostacolo che possiamo distruggere con X. Quando ti avvicini l'ostacolo viene segnalato. Puoi distruggerlo solo se Barret usa un'arma a lungo raggio. Ok. Giustamente. Ok. Qua dietro non c'è niente da fare, va bene. Ok. Ah, intanto il colpo con triangolo colpisce più nemici, ok. Questo è buono. E queste? Queste le posso rompere? Sì. Rompiamole tutte, scusa. Infatti medaglia Muguri. Sonderà Shinra poi. Questa. Questa qua sopra. Come cavolo te la faccio mirare? Oh. Non c'era niente alla fine. Ma non potevamo lasciarla aperta. Ok. Allora ti dico come si riempie. Cos'è che dovevamo usare? Ah no, era la cosa. Ok, va bene. Era la limit. Perfetto.
E noi poi dovremo usare un'energia, così almeno ci rigeneriamo la vita e non sia mai che qua ci prendiamo dei PM. Ok. E dai, diamo auguri, ottimo. Ancora una. Ottimo, e quella. Ottimo. Madonna, quante ce n'è. Potevano dare qualcosa in più, però gran pozione. Questa. Oh. Perfetto. Benissimo, avanti, avanti, avanti. Ok. Perfetto, IPM, benissimo. E gran pozione. Ora, qui c'è qualcosa da rompere. Ok. E andiamo a vedere. O qui, eh. Apriamo la mappa. Cerchiamo di capire dov'è il punto in cui si va avanti. E quindi andare ad esplorare l'altro. Ecco. Questo, perfetto. 2000 guille. Tanti bei soldini. Ok, rotte tutte. Devono anche darci qualcosa. Andiamo avanti di qui. How long it take them to build all this beneath our feet? Ma che te frega? Ecco, questi c'hanno già un pacco di vita in più, eh. E esplosione estremante su questo. Ottimo. Così uno l'abbiamo stremato velocemente. E andiamo a stremare anche l'altro. Ah, cazzo, è ancora vivo quell'altro. Pensavo di averlo fatto fuori. Ottimo. Dobbiamo solo recuperare un po' di vita adesso. 800, eh. Dai, sali velocemente. Perfetto. Possiamo buttare giù questo? Ok. Così ci prendiamo il nostro bel forzierino che è 2 mega pozioni. Aia. Non mi piace. Esplosione sul sanguinario. Ok. Aia. Devo sfruttare di più lo stremo, ma va bene, è morto uguale. Ok. Quale porta? Quella porta. Vabbè, saliamo. Non lo vogliamo sapere cosa c'è dietro quella porta, non per ora. Ok. Proseguiamo di qua. Dai, ok, e di qui cosa c'è?
Un altro. Ah, qua c'è un forziere, l'ho visto. Perfetto. Quindi anche qui ci prendiamo un girocollo energizzante. Andiamo a vedere. Proposito, perché l'amuleto non serve a niente. Potenza le azioni di recupero, va bene. Anche di qui, ok. MP quasi pieni, quindi per sicurezza ci curiamo. Ok. Si prosegue, anche qui cassa. Gran pozione. Ok, andiamo di esplosione su questo. Ottimo. La materia vitale si è evoluta benissimo, perché così abbiamo più vita ancora. Ok, va anche bene. Così almeno c'è rimasto solo un nemico. Perfetto. Sai perché ho il dubbio che quell'affare là che ruggisce ce lo beccheremo? Ce lo dovremo affrontare. Andiamo avanti, va. Porca. Peccato, perché aveva pochissima vita, ma è morto uguale. Vai. Perfetto. Ok. In effetti sì. Uno, come sempre. Perfetto. E proprio quello con la gran pozione. Anche qui. Un antidoto. Ancora uno. Oh, non ce la faccio a colpirlo quello. E dai. Obelì. Ce la fai? O non ce la fai? No, e vabbè, lo considereremo come se l'avessimo preso. Ah, ma è rotto, fanculo, ecco perché non me lo mirava. Ce n'è un bel po'. Ok. Proseguiamo su di corsa anche. E la Madonna, quanti. Un nido, eh. Vai, tira giù quello. Sorry. Mica tanto spiacente. Andiamo a dare una malatifa, dai. Concentrazione Zangan per Tifa, ok. Ok.
Perfetto, quindi se non ricordo male era quella che iniziava con la con il, i pugni già potenziati. Perfetto. You all right? Yeah, I'm good. Thanks. All right. Gotta go find Wedge. Come on. Forza, allora, saliamo. E qua, ecco, infatti, lo sapevo che questa la potevamo sparacchiare. E anche questa, direi. Dovremmo capire quali di queste due ci porterà avanti. 3. Ok, allora, passiamo intanto di qui. E c'è un forziere, bene. Ampolla di 3 direi che qui è dove si va avanti, quindi è quella di mezzo. Quindi l'altra laterale c'è un altro... Ah no, c'è casse. Niente forziere, ma casse. Tu prova punti magia. E basta, vabbè, va bene. Possiamo proseguire ora. Eh sì, invece. Andiamo a vedere se riusciamo a metterlo subito in stremo. No. Vai. Ok. Vai, vai, così almeno lo portiamo fuori. Andiamo, esplosione estremante anche sull'altro. E visto che ci siamo, Tifa, una bella tallonata. Buono, 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 buono. Cos'è che possiamo buttare giù questo? Perfetto. Visto che c'è la materia. Gran pozione. E che materia? Glaciale, vabbè, non ci interessa la glaciale, fa lo stesso. Ok. Fammi vedere. Un po' le turbo etere, bello questo invece. Questo non si può usare, quindi proseguiamo. Materia blu interessante. Fammi vedere cos'è. Una immunizzante. Vedere subito. Allora, in caso cosa potrei levare? Potrei levare in caso... propizia, però andiamo a vedere. Era blu immunizzante, eccola qua. Ah, ce l'abbiamo già? Ok, bene, non mi interessa. Qua non c'è niente, quindi si sale. È un po'. Eccolo. Provo di prendere gli altri, ma fa lo stesso. Denti stretti. Subiamo meno danni. Allora, però io volevo prendere il trituratore, non questo, vabbè, è esplosione estremante trituratore. E dovrei far fuori anche quello piccolino ora. Ecco, ora spariamo a questo. Ok. Esplosione di nuovo sul trituratore. Ok, dai, avanti, avanti, avanti. Tifa, quasi quasi. Rovesciata.
che magari lo stremiamo. No. Ma così subito. Perfetto. No, non su di lui, e Tifa tallonata sul trituratore. Minchia come scende velocemente il suo stremo. Ma direi che è la soluzione migliore, quindi di nuovo alziamo il fattore stremante. Quindi esplosione stremante, trituratore, e Tifa in, rovesciata, trituratore. Ah, così basso. Ok. Esplosione stremante, trituratore. Perfetto, Tifa tallonata, trituratore. Trituratore. Ottimo. Tifa livello 24, 5 PE, ottimi. Abbiamo solo difficoltà su capire chi stiamo colpendo con Barret e basta. Di qua. No, di qua è dove siamo saliti. E vai su, Tifa. Ho sbagliato. Di qui? No. Allora dobbiamo giocare con questo? No, neanche. Dove cavolo dobbiamo andare? Ho sbagliato strada allora. Allora, fammi vedere. Qui c'è una piattaforma. Ah, ma no, da qua non è da dove siamo arrivati. Of course he is. He's a lot tougher than people think. Probably sleeping soundly, dreaming about his cats. You're right. We should treat him till next meal with his squad. Ok. Esplosione sul sanguinario, vediamo se riusciamo a stremarlo già. No. Aia, aia. Comunque si confondono. Stordiscono. Ok, perfetto, stremato. Facciamo una bella esplosione stremante anche qui. Ottimo, allora. Energia sia Barret che Tifa. Molto bene. Proseguiamo di qua e vediamo se riusciamo a recuperare Cloud. Qui c'è un botto, guarda quanti. Non male che c'hanno pochissima vita. Perché sono un botto. Ok. Facciamo un po' di cura ancora a Barret. Questi no, non si possono aprire. Ok, allora, intanto compriamo sicuramente la musica e poi sicuramente riposiamo. E poi proseguiamo. Il fatto che ci sia un salvataggio ci fa pensare che ci sia un boss, quindi in caso ci sia un boss lungo probabilmente taglierò qua, e in caso ci vedremo al prossimo, se no proseguiamo ancora qualche minuto.